Dal 10 al 12 maggio anche l'Abruzzo ha dato il suo contributo alla 34esima edizione di Spiagge e Fondali Puliti, la campagna nazionale di Legambiente per sensibilizzare i cittadini contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti nei pressi del mare. Con lo slogan «Pinsaci tu», i volontari coinvolti da Legambiente, tra cui tanti giovani studenti, hanno provveduto a liberare le spiagge da cicche di sigarette, vetri di bottiglie rotte, fogli di giornali e lattine di birra, solo per citare una piccola parte del variegato campionario di rifiuti raccolti in poco meno di un'ora a Pescara, sulla spiaggia libera antistante la nave di Cascella, come spiega Silvia Tauro, presidente di Legambiente Abruzzo. Continuiamo a trovare un alto numero di rifiuti sulle nostre spiagge, 705 rifiuti ogni 100 metri lineari, continuiamo a trovare tantissimi mozziconi di sigaretta, indicazione quindi di un cattivo comportamento, di una disabitudine alla cura dell'ambiente che permane purtroppo nelle nostre comunità. Il rifiuto più frequente? I rifiuti più frequenti sono appunto i mozziconi di sigaretta e comunque tutto quello che è plastica, non solo quindi oggetti riconoscibili, ma anche quei piccoli pezzi di plastica che vengono dalla degradazione dei rifiuti dell'ambiente e che sono la forma di inquinamento più grave per il nostro mare. Come si fa ad estirpare questi comportamenti sbagliati? Probabilmente proprio con l'esempio. È per questo che da 34 anni i nostri circoli continuano ad animare queste giornate, non solo in questo weekend dedicato, ma durante tutto l'anno, perché l'esempio delle persone che si impegnano per la loro comunità con la cittadinanza attiva, crediamo sempre che sia il modo migliore per ristradare sulla strada dei giusti comportamenti. E non tocchiamo solo le spiagge, ma anche gli argini dei fiumi e le rive dei laghi. Fondamentale, come sempre, il coinvolgimento dei più giovani, chiamati a diventare cittadini attivi di un mondo da migliorare con un radicato senso di responsabilità civica che si costruisce nel tempo anche con la partecipazione a iniziative come quella organizzata da Legambiente, come sottolineato da Olga Sabelli, professoressa dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara, che con i suoi studenti ha pulito la spiaggia libera di Pescara. L'attività didattica che stiamo svolgendo è un'attività di servizio, quindi rientra appieno nel loro percorso di educazione civica, di cittadinanza attiva, di service learning. Ed è il punto culminante di una sensibilizzazione che abbiamo cercato di far loro raggiungere durante questi mesi. Quindi il discorso della sostenibilità non può essere più soltanto teorico, ma un contributo personale, individuale, rende sicuramente questo importantissimo concetto più vicino a dei ragazzi di 15 anni che si avvicinano in maniera concreta a delle azioni di tutela dell'ambiente. Ma se cicche e altri rifiuti sono stati raccolti, per le deiezioni canine, vergognosamente abbandonate in spiaggia alla mercé anche di ignari bambini, c'è ben poco da fare. La cura del bene comune, a prescindere da quella che è la qualità ambientale, ci sono gesti che riguardano proprio il rispetto che abbiamo l'uno per l'altro e quindi anche la gestione degli animali in città, e questo ne è un esempio, va improntata a questo rispetto reciproco.